Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Io sono una coach angelica, o meglio, sono una messaggera dell'Arcangelo Michele e mi occupo di coaching energetico e spirituale. In questo video vi spiegherò come è possibile eliminare e liberarsi delle energie negative attraverso il potere della parola. Allora, vi sono due modalità che io conosco. Una è il potere della preghiera, quindi il potere della parola applicato alla preghiera, e poi vi farò un esempio di come attraverso la preghiera è possibile trasformare completamente il nostro campo energetico. E poi il secondo modo è attraverso una tecnica da me ideata che si chiama Logos Healing, che si avvale appunto del potere della parola. Quindi è possibile veramente attraverso queste due modalità, che si avvalgono entrambe del potere della parola, di recuperare la nostra energia vitale, di essere nel nostro pieno potere, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di sentirci schermati, protetti, al sicuro. Ok, iniziamo con la prima modalità, ossia la preghiera. Vi faccio un esempio di come io prego, però vorrei ricordarvi che io ho già scritto delle preghiere. Ho scritto la preghiera di protezione psichica giornaliera, ho scritto la preghiera di protezione della casa e degli ambienti e il processo di liberazione. Sono tre preghiere potentissime, potete trovarle qui su nella playlist e ascoltarle con la mia voce tutti i giorni, oppure andare nel mio sito internet tra le risorse gratuite connessioniangeliche.com e scaricare il PDF per recitarle voi stessi. Vi posso garantire che se avete problemi con energie negative, entità negative, attacchi psichici, se vi sentite scarichi energeticamente, se vi sentite vampirizzati, io vi posso garantire che queste preghiere vi possono aiutare a liberare completamente il vostro campo energetico, la vostra casa, gli ambienti, iniziare a vivere serenamente, avere pensieri potenzianti e positivi, iniziare a vibrare veramente nella frequenza della gioia, della gratitudine e del benessere. Allora, un esempio, ok, dal vivo di questa preghiera potrebbe essere questo, ok? Io normalmente le ascolto tutti i giorni, quelle che ho già scritto, però normalmente giornalmente io faccio la preghiera di protezione della casa, degli ambienti e della mia energia, la faccio da me, quindi col potere della parola, applicando il potere della parola. Questo è un esempio, ok? Vi faccio vedere come veramente energeticamente vi è il cambiamento vibrazionale, avviene proprio un cambiamento nella frequenza vibratoria. Vorrei specificare che io lavoro a stretto contatto con la frequenza dell'Arcangelo Michele, quindi sia il potere della preghiera, che io intendo, si avvale del potere della frequenza dell'Arcangelo Michele, che veramente aiuta in questo, è liberatorio. L'Arcangelo Michele libera da tutto ciò che è opposto a Dio, alla luce e all'amore. E vi faccio un esempio, ok? Utilizzo un bastoncino di Palo Santo, ok? Il Palo Santo è veramente un incenso naturale. Questi ramoscelli vengono raccolti perché cadono spontaneamente dagli alberi, quindi non c'è, sono ecologici, non vengono sfruttati gli alberi. È veramente ha un profumo bellissimo e già il profumo stesso serve a purificare la stanza e gli ambienti, a scacciare via presenze negative, entità negative, comunque forme pensiero di paura, forme pensiero negativo, ok? Quindi invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste, con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la mia energia, le mie intenzioni, parole ed azioni,
intenzioni di elevare le mie energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarmi a sintonizzarmi nella frequenza dell'amore più puro e incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di aspirare col tuo aspirapolvere spirituale tutte le energie di paura, di rabbia, di gelosia, di competizione che posso aver creato dentro di me o che posso aver assorbito dagli ambienti e dalle altre persone. Ti chiedo di fare lo stesso nell'ambiente in cui mi trovo, nella stanza in cui mi trovo. Ti chiedo di fare lo stesso nella mia auto, nel mio ufficio, nel mio negozio, in tutti i luoghi che andrò a visitare. Per piacere, Arcangelo Michele, fa sì che questa protezione psichica giornaliera sia applicabile non solo su di me, ma anche su tutti i miei cari, i miei animali, tutte le persone che amo, con autorizzazione della loro anima se superiore. Arcangelo Michele, ti chiedo di radicare la mia energia fino al centro della Madre Terra, di equilibrarmi e di far sì che posso essere nel mio pieno potere. Scaccia via tutte le entità negative, i demoni, gli spiriti malvagi, le maledizioni, gli incantesimi, le messe nere fatte contro di me, la mia persona, la mia famiglia, il mio partner e tutte le persone che amo. Ti prego, fa sì che io possa essere protetta in tutta questa mia giornata e in tutti i giorni a venire. Fa sì che questa protezione psichica si possa ripetere in tutti i giorni della mia vita, mandando luce, amore e benedizione a tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a tutti gli angeli della coscienza dell'Arcangelo Michele e grazie a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questo processo di purificazione, di protezione, di liberazione. E così è, e così sia. Ecco, già attraverso questa preghiera io ho trasformato l'energia intorno a me. L'energia cambia, c'è un'energia di amore. Il potere della parola è in grado di trasformare tutto anche con l'aiuto dell'Arcangelo Michele, che veramente in questo è il numero uno. Ok, quindi queste sono le preghiere. Ripeto, guardate qui su, c'è la playlist. Io ho scritto le preghiere, sono veramente potenti e potete farle tutti i giorni ascoltandole con la mia voce, addirittura recitandole. La vostra vita può cambiare completamente e veramente vi sentirete in uno stato di amore, di pace e la negatività andrà via dalla vostra vita, ok? Se la situazione che vi riguarda è abbastanza importante, se state affrontando un periodo veramente difficile, un periodo veramente importante nella vostra vita, avete bisogno veramente di liberarvi, perché nonostante le preghiere, poi nel momento in cui fate le preghiere state bene, però magari ricadete nella negatività perché magari avete dei sistemi di credenze in questo momento negativi. Cosa sono i sistemi di credenze? Sono i pensieri ripetuti più volte che diventano delle vere e proprie convinzioni e quindi quello che noi crediamo manifestiamo nella nostra vita. Quindi è importante anche trasformare le credenze, far sì che diventino credenze potenzianti. Quindi magari avete vissuto esperienze molto negative, potrebbe essere un lutto, una malattia, un rifiuto, un abbandono, possono essere tante le cause. In questo momento la vostra vita è un po' difficile da affrontare e avete bisogno magari di recuperare un po' di autostima, di recuperare il vostro potere, di uscire dalla negatività. Magari avete anche ricevuto attacchi psichici, voglio dire, i casi possono essere tantissimi, infinite possibilità. Ecco, vorrei parlarvi di logos healing. Cos'è logos healing? Logos healing è una modalità da me ideata che si avvale del potere della parola per recuperare l'energia vitale legata a che cosa? Legata alle credenze, alle convinzioni limitanti, alle paure, alle emozioni negative, ai traumi del passato, a tutto ciò che in questo momento vi sta bloccando e vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere. Questa tecnica
tecnica può essere abbinata alle preghiere e darvi dei risultati immediati fin dalla prima sessione. E non sto scherzando, sono tante le testimonianze, potete andare a guardare qui su, ok? Le testimonianze di tante delle persone che hanno lavorato con me e che stanno lavorando con me e che stanno ottenendo dei grandissimi risultati per riportare equilibrio emozionale nella propria vita, per potersi liberare da tutto ciò che gli sta impedendo di essere nel pieno potere e di vivere in armonia, in pace e nella gioia, ok? Quindi l'Ghost Healing si avvale si può suddividere, è una modalità che si suddivide in due fasi. Abbiamo la fase della liberazione, purificazione e guarigione e la fase della riprogrammazione. La prima frase si avvale dell'utilizzo di tre frasi. La prima frase praticamente viene formulata per andare a recuperare tutta l'energia vitale legata al blocco, al sistema di credenze e così via. La seconda frase serve per liberarsi da tutte le energie negative non vostre e per rimandarle nel posto giusto alle quali appartengono veramente, rimandarle a Dio, all'Arcangelo Michele, che sanno cosa devono fare. La terza frase, lo stesso, riguarda il recupero dell'energia vitale legata a tutte le vostre reazioni legate al problema che andremo a trattare. Quindi attraverso queste frasi cicliche che vengono ripetute ciclo dopo ciclo, voi noterete come il problema, che sia una credenza negativa, che sia una paura, che sia un blocco, se prima come valore massimo aveva 10, noi lo porteremo al minimo, a 0. Quindi praticamente voi iniziate a liberarvi in tantissimi livelli, a livello fisico, perché già fisicamente potreste avere delle reazioni fisiche e sentirvi molto più leggeri, più liberi, più vitali, più energici. Magari potreste avere dei cambiamenti energetici e notare magari che il mal di testa va via, oppure magari potreste avere anche delle reazioni fisiche più o meno importanti, ma mano a mano che si lavora con questo ciclo di tre frasi, tutto sparisce dal vostro corpo ed è come eliminare uno zainetto di piombo che avete sulle spalle. Quindi riuscite a trasmutare, riuscite ad alleggerirvi, è proprio una vera e propria trasformazione del piombo in oro, perché riuscite a elevare la vostra energia, vibrazione e frequenza e a ritornare nel vostro pieno potere. Nella fase invece di riprogrammazione andremo a fare delle affermazioni positive, quindi utilizzando il potere della parola per diciamo riprogrammare il nostro sistema inconscio affinché si possa allineare alla nostra volontà e affinché sia la nostra volontà a controllare l'inconscio e non l'inconscio a controllare noi. E questo va fatto con un grande lavoro di riallineamento, e la modalità di Ghost Healing che viene utilizzata riguarda il tapping, quindi andremo a picchiettare dei punti chiamati meridiani dove scorre l'energia vitale, e praticamente facendo le affermazioni positive al presente nella direzione del nostro obiettivo, che è quello di stare bene, e andando a come dire a fare il tapping in questi meridiani, l'energia viene sbloccata, l'energia viene riallineata, inizieremo a pensare diversamente, ma non solo penseremo diversamente, inizieremo a sentire diversamente, inizieremo a vibrare diversamente, quindi tutto il nostro campo energetico inizierà a vibrare a una nuova frequenza, e questo ci consentirà di ristabilire uno stato di armonia e di equilibrio. Se siete interessati, volete maggiori informazioni e volete assolutamente testare questa modalità di guarigione che si avvale del potere della parola chiamata Ghost Healing, non esitate a contattarmi. Io vi saluto, vi ringrazio, a presto col prossimo video. Ciao!